Una delle cose più importanti che ho imparato nella mia carriera è che per vendere occorre creare un'offerta irresistibile. Un'offerta che non può assolutamente essere rifiutata. Ci faccio un'offerta che lui non può rifiutare, non può. Se ti dicono, ma è troppo caro, ma costa troppo, ma la concorrenza lo vende a meno, ti stanno solamente dicendo che non si fidano di te. Vedi, il prezzo non è mai una vera obiezione. Il problema l'hai soltanto quando non comunichi abbastanza valore. Una delle cose chiave che devi assolutamente fare è trovare le parole giuste e l'offerta giusta da proporre quando vieni contattato da qualcuno che non ti conosce e cerca solo informazioni sul tuo prezzo. Qualcosa che faccia vivere al cliente un'esperienza di acquisto diversa. Ricorda, quando un consumatore deve acquistare qualcosa, inizia a porsi un sacco di domande nella sua testa. Voglio acquistarlo davvero? Ne ho davvero bisogno? Sto prendendo la decisione giusta? E tutte queste domande. Ma cosa sta facendo realmente il nostro cliente? Provo a spiegarmi meglio. Sta confrontando il prezzo di acquisto con il valore percepito dell'offerta. Se percepisce un valore maggiore del prezzo reale, non avrà problemi a confermare l'acquisto e ne sarà estremamente soddisfatto perché penserà di aver fatto un affare pagando meno del necessario. Ma se il valore percepito è più basso del prezzo reale, allora avrai sempre un problema da risolvere e un'obiezione da dover superare. Sarà sicuramente capitato anche a te, più di una volta, di arrivare alla fine di una trattativa lunga ed estenuante e pensare di aver raggiunto un accordo. Prima di ascoltare il cliente che ti dicesse: "Il tuo prodotto mi piace molto, ma pensavo costasse meno." Lo so, è una situazione ridicola, non è così? Ora, è importante ricordare cosa hai fatto esattamente in quelle trattative dove il prezzo non è stato un problema. Prova a ricordare che tipo di cliente era, di cosa si occupava, che professione o che tipo di azienda aveva. E questo problema ti capita più spesso quando parli con un manager o con un venditore. E se vendi ai privati, più con una moglie o con il marito. O quando ci sono entrambi. O se ne manca uno dei due. Rifletti su questi dettagli. Mettiti 5 minuti e pensaci. Pensa e se preferisci prendi anche degli appunti. L'importante è avere un quadro corretto del tuo cliente tipo, quello che può comprare più facilmente da te e come hai risolto il problema del prezzo quando invece ti si è presentato. Non sai ancora come fare? Per aiutarti a superare questa situazione voglio insegnarti a creare un'offerta irresistibile. Proverò a spiegarmi nel modo più chiaro e semplice possibile, ma se qualcosa non ti è chiaro o hai qualche domanda, commenta pure il video qui sotto quando hai finito di vederlo. Sei pronto? Iniziamo. Parla al giusto pubblico. Ti è mai capitato di ritrovarti a parlare con alcune persone che non erano minimamente interessate ad acquistare il tuo prodotto o servizio? Forse quelle persone erano solo curiose. Devi sapere che spesso non è la tua presentazione o i tuoi prodotti che non vanno bene, ma sono i potenziali clienti con cui parli che non sono quelli corretti. Comunica in maniera chiara. La tua offerta deve essere semplice e chiara. Deve essere facile da capire e da richiedere. Non devi assolutamente confondere il tuo cliente, ad esempio proponendo mille più varianti dello stesso prodotto. Presenta un'unica soluzione per un unico problema. Aggiungi una scadenza. Ogni tua offerta deve avere necessariamente una scadenza. È obbligatorio. L'urgenza è legata al principio di scarsità. Il principio di scarsità può basarsi su due fattori. Scarsità di tempo, in cui tu fai l'offerta, quindi tempo limitato. Scarsità di numero di prodotti disponibili, quindi di quantità. Scegli il giusto prodotto. Le persone non comprano ciò di cui hanno bisogno, comprano ciò che vogliono. E di solito comprano qualcosa per evitare una situazione di dolore o per cercare qualcosa di piacevole. Quando scappano da una situazione di dolore significa che hanno un problema da risolvere e allora si domandano: questo prodotto mi aiuterà davvero? Quindi facciamo un piccolo ripasso. Parla al pubblico giusto, comunica in maniera chiara,
aggiungi una scadenza, scegli il prodotto giusto. Il primo vero motivo per il quale non stai vendendo quanto vorresti è la mancanza di un'offerta irresistibile. Se vuoi acquistare nuovi clienti, tutta la tua comunicazione ha bisogno di essere impostata con un'offerta chiara e ben definita. Un venditore di successo non lascia nulla al caso, sa come sedurre potenziali clienti in ogni momento e come aumentare il valore percepito della sua offerta. Un venditore dilettante invece improvvisa e lascia che la trattativa si evolva senza tenere il controllo della situazione. Ma nella vendita non si può andare a braccio, non puoi aspettare che il tuo cliente venga da te a dirti «voglio comprare». Devi creare un'offerta irresistibile che ti aiuti a superare le obiezioni del prezzo del cliente, presentare il tuo prodotto o servizio come la soluzione giusta al problema del cliente, aumentare il valore percepito del tuo prodotto e chiudere la vendita. Il primo errore commesso da un venditore dilettante è quello di non avere un'offerta irresistibile e di improvvisare ad ogni trattativa. Ma la vendita, come sappiamo, non è improvvisazione. Se non hai un'offerta chiara e ben definita, avrai sempre risultati variabili e soprattutto non riuscirai mai a combattere contro le obiezioni del prezzo. Per questo, ricorda, venderai sempre il tuo prodotto con un'offerta irresistibile e una scadenza per quell'offerta. Ci sarà sempre un'offerta e sempre una data di scadenza. Questo è l'unico modo che hai per trovare nuovi clienti e vendere più della tua concorrenza. Per oggi è tutto. Se qualcosa non ti è chiaro e ancora qualche dubbio, commenta qui sotto. Sarò lieto di risponderti.